video, finalmente è una collaborazione con le Beauty Addicted. Abbiamo deciso di fare, cioè non potevamo non fare, una collaborazione per Natale, per augurarvi a tutti quanti, insomma, buon Natale. Mi vedete nel peggiore dei modi perché sono struccata. Tra l'altro ho anche appena fatto la tinta e ho provato una tinta nuova, volevo scurirmi poco poco, sembra che ci sia riuscita comunque mantenendo i riflessi un po' rossi, rame. E fatemi sapere se vi piace. E ognuno di noi ha scelto dei colori a cui ispirarsi. Ho scelto l'argento, il verde e il nero e ho in mente un trucco secondo me davvero bello. Spero insomma di riuscire a realizzare quello che appunto ho in mente e direi di iniziare subito in modo che non venga come sempre un video super super lungo. Quindi io inizierei legando la frangia con ormai le mie famose mollettine e inizierei dal fondotinta. Vado ad utilizzare questo qui della Essence, lo Stay All Day, e ho la colorazione 20 Soft Nude. Aspettate che tiro giù. Ok, e dov'è? La vado a stendere con una spugnettina in lattice. Il correttore è questo qui della Catrice, il camouflage, nella colorazione 02 Light Beige, nella zona dell'occhiaio sui brufoletti, e lo vado a picchiettare con le dita. Per illuminare sempre la zona dell'occhiaio vado a passarci sopra l'Instant Anti-Age della Maybelline e lo metto proprio nelle zone dove voglio illuminare un po'. Sistemo le sopracciglia con la mia solita Natural Brow Designer della Benecos. E passiamo al trucco occhi. Invece di stendere un primer, questa volta su tutta quanta la palpebra mobile vado ad applicare il pastello Corona, che è appunto un bellissimo argento. E lo vado a sfumare con le dita. L'ho fatto già anche sull'altro occhio, ma comunque il trucco dall'altro lato lo finisco dopo per una questione di tempistiche. Adesso con un pennellino piatto prendo questo ombretto della Kiko, il numero 229, che è appunto questo bellissimo argento, e lo vado a tamponare sopra la matita che abbiamo sfumato con le dita. Vedete, è super luminoso in questo modo il trucco. Con un pennellino da sfumatura vado a prendere dalla mia mini palette neve il nero, ovvero Black Sheep, e lo vado a portare nella parte interna dell'occhio e piano piano lo porto verso la piega, nella parte esterna, scusate, come fosse diciamo uno smoothie eyes. Non ci preoccupiamo delle varie polverine che cadono perché poi andremo a sistemare. Dall'altra mia palette di neve vado a prendere l'illuminante Plastic e lo vado a portare nell'arcata sopraccigliare e ci sfumo anche bene insomma il nero perché non voglio che si veda proprio lo stacco netto, in questo modo. Con una matita nera uso questa qui di Rocher, la stilo waterproof. Vado a tracciare come una riga di eyeliner
diciamo molto grossolanamente. Ok, e con un pennellino da eyeliner, se lo trovo, eccolo, riprendo il mio Black Sheep e la vado a intensificare. Prima di andare alla parte, diciamo, sotto dell'occhio, vado a rimettere qua sotto un po' di correttore e istante anti-age, e con la parte pulita della spugnetta vado a levare l'eccesso di polveri. Ok, ora nella rima interna dell'occhio, se mi rimetto a fuoco, vado ad applicare il pastello e bosco. Diciamo che faccio più di una passata perché voglio un verde davvero molto molto intenso. Adesso prendo un pennellino da precisione, io uso questo qui che è di H&M. Oggi decido di non mettermi a fuoco, ok. E prendo un pigmento di neve Pixie Tears e lo vado a pressare sotto la rima interna. Con un pennello pulito da sfumatura vado a sfumare bene qua sotto. Cado il pennello nell'occhio perché sono un genio. Riprendo la matita, dov'è? Corona, la prima che abbiamo utilizzato, e ci creo un piccolo punto luce all'interno dell'occhio. Ultimo tocco, sopra la riga che abbiamo fatto di eyeliner vado ad applicare questo eyeliner glitter. Infine applico il mascara. Applico prima la lash base, al contrario, della Essence, e sopra il Pupa Vamp. E questo è il trucco terminato. Faccio l'altro occhio e torno. Eccomi qui con entrambi gli occhi truccati. E adesso passiamo al resto del viso. Ok, allora prima di tutto passo una cipria su tutto quanto il viso. E come cipria ho deciso di utilizzare il Flat Perfection della Neve Cosmetics con questo pennello. Applico un bronzer opaco e utilizzo la terra della Sun Club della Essence. Ho deciso anche di utilizzare un blush opaco perché comunque il trucco occhi è bello già sbrilluccichino, e utilizzo questo rosa chiaro della H&M, che mi piace tantissimo l'effetto naturale che dà. Merry Christmas. Come sempre dalla videocamera sembra fortissimo, ma invece ho scelto questo proprio perché è molto molto naturale. E infine passiamo alle labbra. Io qui avrei, diciamo, due proposte: o un rosso o un nude. Io personalmente, e cioè adesso ci esco con questo trucco, però preferisco mettere un nude sulle labbra visto che gli occhi sono davvero molto carichi, ma anche un rosso insomma non sta male, ma io non me la sento di osare così tanto, e quindi vado ad applicare questa tinta della COS che è la numero 01. Hey!
Questo ragazzi è il look completo, io spero davvero che vi piaccia, a me piace davvero tantissimo e soprattutto ovviamente il trucco occhi. Sono curiosissima di vedere i make up delle altre ragazze, che ovviamente troverete tutti quanti i loro link giù nell'info box. E niente, io con questo trucco e questo video vi auguro un buon Natale e buone feste e ci vediamo alla prossima. Un bacione, ciao! Jingle bell, jingle bell.